ripristinare dei sentieri nasce nel 2014 con Regione Piemonte, con l'AIB, per ripristinare i boschi per gli incendi. Con Marco Revello era stato trovata questa ubicazione con gli ispettori di Torino e avevamo fatto il primo intervento. Nel primo intervento abbiamo fatto la pulizia, spaccato pietre per passare con i mezzi e era finito lì. L'unica cosa, avevamo ancora l'esondazione della parte sinistra guardando il lago, che usciva al lago e non si poteva passare, in certi periodi non si poteva passare. Avevamo sempre detto di portare del materiale. L'abbiamo sempre rinviato con Marco Revello, poi purtroppo ce l'ha portato via e questa è stata la decisione di farlo sopra. Abbiamo portato circa 50 metri cubi di roba di là, nel lato sinistro. Nella parte destra, dove è il territorio gran parte di Montalto, noi abbiamo fatto una piccola infrazione perché non abbiamo chiesto niente al comune, abbiamo fatto una palizzata per rendere più agevole la salita verso il Maggio, e poi senza chiedere permessi, chiediamo scusa. E questo lavoro, noi abbiamo pensato di fare una targa per intitolare la passeggiata di Marco intorno al lago con... Scopro? Noi come amministratori, la Protezione Civile in particolare, sempre molto collaborativa, sempre molto presente. E persona, come ha ricordato il sindaco Tola, che amava il territorio, che amava tutto quello che rappresenta il territorio, quindi la parte naturalistica, ma anche tutto quello che erano le manifestazioni. Quindi io lo ricordo volentieri ad aiutarci anche durante le manifestazioni di Montalto, a lavorare con noi durante la sagra, a darci una mano, quindi non soltanto in un'occasione di eventi e di tutela del territorio. Un grande collaboratore della nostra Protezione Civile, a cui naturalmente nel quale naturalmente ha lasciato un grandissimo vuoto. E questa intitolazione ci dà l'occasione, insomma, di non dimenticarlo e di averlo sempre presente vicino a noi. Quindi ogni volta che si farà questa passeggiata il pensiero correrà a Marco e lo ricordiamo tutti con gioia e molto volentieri. A questo punto, la presenza di Montalto qua è legata al 99% a Marco, abbiamo certo problemi a dirlo. Anni fa è iniziata una collaborazione, io e lui, perché fino a quel giorno lì Montalto e Borgo non si parlavano. Io e lui abbiamo iniziato a parlarci e, come ha ricordato Mirko, ci siamo trovati qua, in questo luogo, per terra a mangiare gli spaghetti. Sì. Ecco, siamo arrivati a quello. E oggi siamo qua, e merito di Marco. Il giorno del funerale c'era centinaia di AIB, gruppi di Protezione Civile, c'eravamo solo noi. Merito di Marco.